sia ad Open Arti, progetto di Vodafone Edizioni Zero. L'area Arti si chiama così perché abbiamo deciso di far incontrare musica e arte contemporanea, da una parte pensando che stringere fin dall'inizio l'arte e la musica separandole significava mettere in contraddizione uno degli assunti su cui lavoriamo, cioè la rete e le forme di connettività che condividiamo, e dall'altra perché abbiamo pensato a un programma piuttosto denso che ogni sera, martedì, mercoledì e giovedì, anzi in questa settimana mercoledì, giovedì e venerdì, è strutturato in tre fasi fondamentalmente: un talk come quello di questa sera che ospita Eva e Franco Mattes, a cui tra un attimo cediamo la parola, poi un DJ set per settimana e un live. Ci sono delle eccezioni, naturalmente, di sera in sera le rincontrerete. Venerdì, per esempio, ci sono tre live, uno in fila all'altro. Quattro, vedi già. Per disarticolare questo arto per ora molto denso e molto carico, cedo la parola a Simone Bertuzzi, che cura insieme a me questa programmazione, magari per dare due linee rispetto a quello che succede questa sera. Sì, esatto. Buonasera a tutti. È semplicemente un brevissimo riassunto. Dopo il talk, ovvero finirà intorno alle 20, ci sarà un DJ set esternamente da parte al bar di Chief Boima, ed è uno dei tre DJ set che Chief Boima farà stasera, domani e venerdì. Questo non perché siamo matti, ma semplicemente perché abbiamo chiesto ad ogni settimana ad un DJ di fare una sorta di residenza di 2 o 3 giorni, e molto spesso sono delle figure storiche. Ad esempio, la settimana prossima abbiamo ospite Daniele Baldelli, che basta dire che fa il DJ da 42 anni per capire, insomma, il percorso storico che ha. E nel caso di Chief Boima, questa sera farà un set che ha diviso per, come dire, annate, cioè suonerà solamente musica degli anni 70 e 80, africana in particolar modo. Domani sera si sposterà un po' più avanti, cioè anni 90, l'intersezione tra gli anni 90 e 2000, quando in qualche modo anche la musica africana registra l'avvento del digitale. E infine venerdì invece farà un set di musica che lui attualmente suona nei club, quindi con molto hip hop, soprattutto dalla Liberia, dalla Sierra Leone, che è il suo paese d'origine. E questo sarà un po', come dire, il modulo che manterremo tutte le settimane. Vi ricordo inoltre che alle 21, quindi dopo il set di Chief Boima, c'è un altro DJ set, in questo caso di Awesome Tales from Africa, e sarà sul palco centrale che vedete lì nel giardino. Gli appuntamenti di domani invece sono di nuovo un talk con Chief Boima e Venus X, anche lei di New York come Chief Boima, dopodiché set di Chief Boima e in chiusura il DJ set di Venus X. È abbastanza delirante, ma c'è da qualche parte un catalogo, un programma che vi, insomma, permetterà di stare in linea su tutti i binari. Grazie, e ci darei la parola a loro. Ciao, io sono Franco, lei Eva. Usiamo anche quest'altro nome, 01001011010101101.org. Siamo nati qua vicino, a Milano, a un'oretta, però siamo andati via tanti anni fa, quando avevamo 18 anni, siamo andati a vivere prima a Bologna, io e lei, e assieme ad altri amici, poi a Barcellona, in Spagna, per 3 anni, poi siamo andati un po' a Berlino, poi a Lubiana, in Slovenia, poi un po' negli Stati Uniti, un po' a Milano, poi ancora negli Stati Uniti. E adesso siamo più o meno stabili a Brooklyn, New York, ed è molto importante per me questo punto. Cioè, non è che andiamo in giro a fare turismo, purtroppo. Non avendo studiato arte o men che meno programmazione, design, una roba così, abbiamo viaggiato un sacco, e viaggiando abbiamo incontrato la gente che poi ci ha insegnato tutto quello che, quel poco peraltro, che abbiamo imparato. È stata un po' l'università, la scuola, ha sostituito un po' l'università e la scuola, che siamo un po' retorico, però è così. Cerchiamo di fare un arte, se la vuoi chiamare così, per alcuni è arte, per altri no, per me sì, però accetto qualunque prova contraria, fuori dagli spazi dell'arte, cioè cerchiamo di fare delle cose che avvengono al di fuori, per strada o in rete, nei videogame, ovunque ci sia un pubblico che non è
pronto, cioè che non è andato lì per vedere me a fare la mia mostra o a dire le mie stupidate col microfono, ma sta vivendo, sta facendo quello che vuole e per caso, per coincidenza, capita di essere coinvolta in qualcosa che sta succedendo, un'azione, una partita appunto di un videogame o una giostra in un parco, qualunque cosa sia. Perciò il pubblico non sa di essere parte di una cosa che è steggiata, che è, come si dice in italiano, è rappresentata, costruita, simulata, sì, steggiata, simulata, rappresentata. Steggiata? Non si dice. E questo è importante per me, è importante perché cerchiamo di cogliere un momento in cui le persone appunto non sanno di essere parte di qualcosa e perciò reagiscono come vogliono. Se tu vai alla Biennale di Venezia, entri nel capannone, vedi una donna nuda, reagisci in un certo modo, tipo la nuova performance di bla bla bla. Se cammini per strada, vedi una donna nuda per strada, reagisci in un altro modo, innegabilmente. Ovviamente la speranza è sempre quella di cogliere quel momento di autenticità, di sincerità. La contraddizione, e non siamo riusciti a trovare una soluzione migliore che far questo, in qualche modo imbrogliando, cioè raggirando il pubblico, perché sennò veniva meno appunto questa spontaneità. Cioè la contraddizione, perciò il paradosso in cui viviamo è questo, cioè, per riuscire a ottenere delle reazioni spontanee dobbiamo imbrogliare il nostro, tra virgolette, pubblico ideale. Vuoi fare un esempio? Tipo... Sì, allora, cioè, visto che il tempo stringe, questa introduzione deve finire, vogliamo far vedere qualche progetto e eventualmente discuterlo con voi, vediamo se ci sono domande o se volete intervenire in qualsiasi momento, mi raccomando, non siamo a scuola, si può parlare liberamente. Uno di questi progetti si chiama No Fun, ed è una performance che abbiamo fatto online, in internet, simulando il suicidio di Franco su un sito dove la gente si collega attraverso la propria webcam e vede altre persone random collegate anche loro con la propria webcam, una specie di canale, no? Canale webcam. Abbiamo creato questa situazione e abbiamo registrato le reazioni della gente. In un primo momento pensavamo di essere noi quelli che creavano una situazione un po' scioccante, pensavamo di... Sì, forse vuoi vedere un pezzo di video. Allora, quello lì sulla destra, quello lì a casa nostra, dove viviamo, Brooklyn. Oh my god. E queste sono le reazioni della gente che non sapeva di essere filmata. Oh my god. Right there. Oh my god. Picture of it with your phone. Take a picture of it with your phone. Jermaine, it's swinging. Take a picture of it with your phone. Ah! Jermaine, it's swinging! It's swinging like swinging. Jermaine, pass my phone. Where is your phone? Where I don't even want to come off this screen. Here. Jermaine, I think it's real. Really? Perché abbiamo avuto tantissime reazioni diverse, come dicevo, pensavamo di aver creato una situazione estremamente scioccante, volevamo pensare a quale poteva essere la cosa che avrebbe suscitato più reazioni delle persone e avevamo deciso che la morte doveva essere una cosa estremamente forte. Solo che dopo aver registrato tutte queste persone ci siamo resi conto che alla fine eravamo noi le persone scioccate, perché la maggior parte delle reazioni delle persone sono state a ridere, scattare delle foto con il telefono o chiamare gli amici. L'unico tra tutte queste persone, tra centinaia di persone, che è rimasto particolarmente sconvolto è stato questo ragazzo che ha chiamato la polizia. Mentre tra le reazioni negative c'è stato veramente di tutto e vi lascio immaginare veramente, pensate il peggio. Questo non è il peggio. No. La cosa interessante dal nostro punto di vista era, volevamo provare a fare una performance in cui non eravamo presenti noi come artisti, almeno non fisicamente con il nostro corpo, ma tutto avveniva attraverso lo schermo, tutto era mediato dal computer. E se in fondo ci si pensa,
il performer, che sarebbe Franco, non fa assolutamente niente in questa performance, è immobile, e le persone che veramente stanno facendo qualcosa, che stanno performando, sono gli spettatori, cioè gli spettatori hanno fatto la performance. Ci sono, vabbè, si discute tantissimo, specialmente da quando ci sono i social media, no? Delle possibilità di comunicare con la gente attraverso la rete, di rimanere sempre in contatto, di parlare con i propri amici e così via. La sensazione forse è che nella maggior parte dei casi, quando usiamo i social media, è perché stiamo cercando di mostrare noi stessi invece che di comunicare veramente con gli altri, perché almeno in questo caso di comunicazione non ce n'è stata per niente. Non lo possiamo vedere tutto, oh scusate. No, sì, il video è tutto in rete se volete. Infatti volevo solo dire che tutto il video è in rete e che si può vedere su Vimeo. Concluderei con... Con questo? Con lui. Stavamo discutendo con un amico artista un po' di tempo fa, lui è un po' più tradizionale di noi, dipinge, fa sculture, installazioni e così via, è anche un artista di successo a New York, e fondamentalmente attaccava la rete, cioè a un certo punto dicevo: voi potete dire quello che volete, fare quello che volete, però per me la rete internet è un gran, è come un autobus, sono chiacchiere da gossip, no? Sono chiacchiere da autobus, la gente continua bla bla bla, fa le foto, Twitter, Facebook e così via, però fondamentalmente pensava, cioè sosteneva che niente può uscire dalla rete che sia lontanamente programmabile all'arte, all'arte intesa come un oggetto, un'immagine che viene prodotta, che dura, che sopravvive, che è identica, invariata per anni e anni, e no, secoli in alcuni casi. Ovviamente noi eravamo totalmente dall'altra parte, cioè, ma no, sono cazzate, figurati, cioè la rete produce molta più arte di qualunque artista possa mai produrre in tutta la sua vita. In ogni minuto in rete vengono prodotti milioni di immagini, suoni, musiche, idee, che sono assolutamente allo stesso livello, se non meglio, di quello che fanno gli artisti, i cosiddetti artisti. No, sì, no, sì, no, sì. Mi è cominciato a litigare. A un certo punto siamo arrivati al punto in cui volevamo veramente, cioè, dobbiamo fare qualcosa qua. Abbiamo detto, facciamo una scommessa. Andiamo su 4chan. 4chan è un forum di immagini dove vengono prodotte e scambiate milioni di immagini in tempo reale, anonimamente, gratuitamente, cioè da anonimi per anonimi, ogni tipo di immagine. E l'idea era, andiamo su 4chan, pigliamo la prima foto che esce, cioè non la scegliamo, la prima che arriva in capo a tutto, la prendiamo e la trasformiamo in un'opera d'arte. E così ti dimostriamo, no, che la rete può produrre arte. E lui ovviamente ride, sì, good luck with that, una buona fortuna, vediamo. Siamo andati su 4chan e la prima immagine che è uscita, forse non sorprendentemente, era questa. È un lolcat, cioè sono i gatti che fanno ridere, come ben sapete internet è popolata di gatti, sono il soggetto più popolare in rete, ci sono milioni di gatti in rete, foto di gatti vengono prodotte, pubblicate, taggate in ogni minuto, e non si sa perché, non è chiaro, nessuno è mai riuscito a capire perché, però la rete è fatta di gatti. Quando abbiamo visto queste immagini abbiamo pensato che avevamo perso la scommessa, perché con un attrezzo simile non sai cosa fartene. Cioè, fa ridere, però non fa neanche troppo ridere, cioè una cosa, sì, un po' scema. Questo ovviamente è un fotomontaggio, un collage fatto con Photoshop. Poi pensandoci, ci è capitata una botta di sedere totale, proprio un colpo di fortuna incredibile, che tipo 3 giorni dopo che è partita la scommessa abbiamo visto questo. Questo è l'asino di Cattelan, è l'interno, però il calco. Perciò siamo entrati e abbiamo scoperto che questo è un artigiano che lavora qua nel nord Italia, che era il tizio che faceva, che è l'artigiano che fa le sculture di Cattelan, tutti gli animali tassidermizzati e così via. Nel vederlo abbiamo detto, ma certo, cioè il gatto è un Cattelan, è ovvio, cioè usa gli animali tassidermizzati, una cosa che è un po' ironica, un po' divertente, un po' così sovversiva, ma anche un po' giocosa. E allora abbiamo dato quell'immagine lì, il gatto che è nella gabbia, a questo artigiano, e gli abbiamo detto di farci la scultura. E allora lui ha fatto questa. Questa non è Photoshop, questa è un vero oggetto 3D, cioè un gatto impagliato in una gabbia con un vero uccellino. Però non era ancora una scultura. Sì, era solo un oggetto. Perciò dici, va bene, è un'arte nella mia testa, però uno guarda e scappa a ridere e dice, sì, buona, Franco, allora. Allora abbiamo detto, sì, è vero, bisogna andare oltre, e abbiamo
l'abbiamo esposto come opera di Cattana in una galleria, in questo caso in Houston, Texas, dove il nostro nome non c'era, cioè non era esposta come... c'era l'etichetta Maurizio Cattana nel catalogo, negli inviti, tutto quanto. Tra l'altro, altra coincidenza, Cattana aveva appena fatto una mega retrospettiva a Houston, perciò era credibile anche, diciamo, dal mondo dell'arte, che comunque è un mondo piccolo dove tutti conoscono tutto, era assolutamente plausibile che lui appena finita la retrospettiva avesse fatto una scultura per una mostra in una galleria commerciale. Quando l'abbiamo piazzata eravamo d'accordo con i galleristi, cioè lei lo sapeva che era un falso, ovviamente non volevamo, cioè, mettere nei casini nessuno. L'opera non era in vendita, o meglio abbiamo dato istruzioni di dire che era già stata venduta. Ci siamo anche mangiati le palle perché tipo almeno 3 collezionisti erano disposti a comprarla, e cioè, le quotazioni di Cattana sono fuori di testa, stiamo parlando di milioni e milioni di dollari, cioè sono cifre vere, e perciò c'erano persone disposte, a probabilmente petrolieri texani, ad acquistare l'opera come un vero Cattana. Abbiamo detto che non era in vendita. Dopo un mese abbiamo raccolto un po', cioè tirato le somme. L'idea, quello che noi ci aspettavamo sinceramente era che la cosa durasse tipo, so, 15 minuti, cioè quanto ci vorrà a scoprire che è falso, ci sgameranno subito. Ciao Masu. E anche i critici, curatori, qualcuno pensavamo che ci avrebbe scoperto immediatamente, invece no. È stata fotografata, vista, criticata positivamente, tutte le critiche erano positive, con la solita retorica del mondo dell'arte, cioè è inconfondibile la classica sottile ironia e compiacente sovversività del genio di Cattana e bla bla bla. Dopo un mese abbiamo scritto, abbiamo postato nel nostro blog il messaggio in cui tipo abbiamo detto la verità. Guardate che non solo non è un Cattelan, è un gatto tesermizzato, ma non l'abbiamo neanche fatto noi, perché il trucco era quello, abbiamo pensato, sì però se non lo fa lui ma lo facciamo noi, cioè se noi pensiamo a una scultura, potrebbe esserci ancora qualcuno che dice, eh sì va bene, non è un Cattelan, però l'hanno fatto loro, sono artisti, perciò non siamo cascati in nessuna. E invece no, cioè non l'abbiamo, non solo ovviamente non l'abbiamo fatto noi tecnicamente, ma neanche l'immagine non l'abbiamo concepita noi, è un'immagine che arriva dalla rete, a caso, la prima immagine che abbiamo trovato in quel sito. Ovviamente poi vabbè, la gente si è messa a discutere, io me ne sarei accorto se l'avrei visto, se l'avessi visto, io no, e così via. Cattana non ci ha denunciato, perciò massimo rispetto per l'uomo. Qual è la morale di questa storia? Non lo so. Il prezzo dell'opera è crollato al momento in cui si è rivelato un autentico e nostro, ovviamente. E no, vabbè, io penso che la questione sia quella del contesto, cioè che fondamentalmente penso che diamo tutti troppo importanza al contesto, cioè se una cosa, un oggetto, anche qualunque, è posto in un determinato contesto, in una galleria, è ricca, bianca, pulita, bella, e c'è un'etichetta sotto che ti dice che è quella di un genio, quell'opera, quell'oggetto è stato partorito da un genio, noi siamo influenzati non da quello che vediamo ma da quello che c'è attorno, da quello che sappiamo, e il fatto che quell'oggetto possa valere svariati milioni di dollari tende a influenzare il nostro giudizio, cioè in un mondo ideale mi piacerebbe che operazioni come questa insinuino un minimo di dubbio, non di dubbio che ovviamente che tutto è falso, che tutti mi stanno truffando, cioè non è che siamo cospirazionisti o paranoici, però così, che la prossima volta uno guardi magari con un po' più di attenzione l'opera, si chiede veramente, ma è veramente così geniale questo gatto in una gabbia o è solo una cosa che fa un po' ridere, basta. E poi forse che somiglia, cioè, che i meme, sì, che visto che sei partito, no, dicendo che questo era un meme, che alla fine che i meme sono queste immagini che circolano viralmente attraverso la rete, che la gente sente il desiderio di mandare ai propri amici per qualche motivo. Che forse le opere d'arte sono come dei meme che nella storia sono state, non so, riprodotte e che ci dicono qualcosa, per cui abbiamo questo desiderio, no, di continuare ad andare a rivedere perché continuano a raccontare qualche cosa. Ah sì, no, tra l'altro una cosa divertente riguardo a questo, al fatto, al continuo, cioè un'immagine che parte come un fotomontaggio, poi diventa una scultura, è che
dopo, quando tutto è finito e siamo passati oltre, ha cominciato a girare in rete quest'altra immagine che non abbiamo fatto noi. Cioè, che cioè, prende il canarino che dice fammi entrare, il gatto dice no, è il mio turno. E ovviamente è un'inversione a sua volta. Perciò parte come immagine, diventa oggetto nel mondo dell'arte e l'immagine dell'oggetto ritorna a essere un'immagine in rete, perciò come tutte le immagini in rete ritorna a essere soggetto di satira, ludibrio, e manipolazioni e variazioni infinite, che è la cosa bella della rete. E anche dell'arte in rete forse, cioè questa differenza fondamentale che forse quando parliamo di arte sempre siamo... andiamo per scontato, no? Che esista un unico, che esista l'originalità e invece forse con questo tipo così di manipolazioni, immagino, penso ancora dai meme, pensiamo che forse la circolazione, no? La riproduzione di un'immagine, la sua forza e non tanto il fatto che sia unica, cioè questo desiderio di mandarla a qualcun altro, di condividerla, fa in modo che diventi qualcosa, no? Di condiviso dalle persone e non qualcosa di unico semplicemente da preservare perché è sopravvissuto alla storia. C'è un'altra performance che abbiamo fatto in rete che si chiama Freedom e questa volta è leggermente diversa da No Fun perché si svolge all'interno di un videogioco, uno di questi videogiochi multiplayer che si giocano attraverso la rete e con persone che sono collegate un po' da tutto il mondo e che non vediamo mai fondamentalmente. E, per questa performance abbiamo usato un videogioco di guerra famosissimo che si chiama Counter-Strike. È come una non performance perché l'idea era che io sarei entrata in questo videogioco e avrei chiesto alle persone che sono lì per organizzare la loro strategia di guerra e semplicemente spararsi, di non spararmi, cioè di salvarmi in qualche modo, di preservarmi perché sono un artista e stavo cercando di fare una performance. L'unica cosa che si può fare in questo videogioco di solito è essere dei terroristi o degli antiterroristi o dell'esercito e eliminare l'altra squadra. E io invece entravo chiedendo, per favore, non sparatemi, sono un artista. Non è finito di niente. Ok, quando compare questo, questo è quello che lei sta dicendo. Cioè, adesso in questo momento, please don't shoot. Cioè, per favore non spararmi. Il modo in cui hanno i giocatori per comunicare è con la voce oppure con la chat. Questo risponde FY, che sta per fuck you. Però... lei prova, dice no, però... cioè, this is an art boom. Cioè, per ora non funziona. Questa è sempre lei. Please, wait a moment. Before. Aspetta un minuto prima di boom. What's an art piece? Inizio chiede, ma cos'è sto opera d'arte che stai facendo? Okay, don't hurt him, one second. Don't kill him, I need to do something. What's your pro? So, I don't get it, you're an artist? Why is it seven? Since when was it seven knives to kill someone? God damn. What do you want? What is wrong with this guy? Really? You're making art performance. Don't kill me. No, here. Can I kill you so you can tell me how much health he has, please? Don't kill this guy. Tell me back up, I'm gonna drop the nade on him. Tell me how much health he has. Tell me how much health. Oh my gosh, you ruined it! You guys ruined it! I'm out of here, y'all. I'm gonna kill the grenade. My god. Diventa sempre più delirante e si arrabbiano con me e mi chiamano Matisse ogni tanto perché pensano, siccome sono un artista. Sì, fondamentalmente è un continuo infinito fallimento, nel senso che la performance non comincia mai, lei non riesce mai a stabilire un vero dialogo con nessuno
E facciamo strana anche perché la stiamo strana, perché è tutto così, cioè lei che dice no ma sono un artista. Si chiama Freedom perché a un certo punto dice ma alla fine perché stiamo combattendo, c'è un minuto di silenzio, poi arriva uno e dice Freedom, boom. È un po' una anti-performance, neanche una non-performance, una cosa che non è uscita. Ah, è qua. Lei dice what are we fighting for? Per cosa stiamo combattendo? Freedom. Okay, dude, if you're just an artist, then go play in paint. Don't play Counter-Strike. Questa è una delle interazioni più lunghe che abbiamo avuto. Un po' di anni fa abbiamo fatto un progetto che si chiama Live Sharing, che era, in pratica condividevamo il nostro computer, tutto il nostro computer, è cominciato nel 99, parecchi anni fa, con la rete, attraverso il nostro sito potevi entrare nel nostro computer e vedere tutto, quello che stiamo facendo, progetti, testi, software, musica, leggere la nostra posta privata, conto in banca e via dicendo. Non voglio parlare di quel progetto perché è roba di 10 anni fa. Recentemente abbiamo fatto una specie di reprise, di cover version di questo progetto, invertendolo però. Cioè invece che rendere tutto quello che noi abbiamo trasparente, condividere quello che normalmente non si condivide, condividiamo quello che gli altri normalmente non condividerebbero. Che è un bel modo per dire... Sto cercando di non dire che abbiamo rubato delle foto dalla gente, ma non trovo un modo più retorico per dirlo. Fondamentalmente abbiamo trovato un modo molto semplice tecnicamente, perché non siamo hacker, non siamo programmatori, però ravanando in rete, nel peer-to-peer, abbiamo trovato un modo estremamente semplice e banale per entrare nel computer delle persone. Non tutti i computer, cioè non è che posso scegliere un target, un obiettivo e entrare nel suo computer, non posso entrare nel tuo computer. Ho un software, vado in rete, ci passo delle ore e ogni tanto mi capita di trovare una configurazione particolare, fondamentalmente una serie di errori che un utente ha fatto, che mi permettono di entrare nel suo computer. Questi utenti non sanno di aver fatto questi errori, ovviamente, e stanno perciò involontariamente mettendo tutto il proprio computer là fuori. Quando l'abbiamo scoperto, abbiamo cominciato ad andare in giro per questi computer, a guardarli, cioè a vedere cosa c'è dentro, leggere un po' di mail, guardare nella scrivania, vedere i film che hanno, la musica, e a poco ci siamo sentiti sempre più attirati verso le immagini, le foto, perché cioè, il modo più veloce che hai per sapere di chi è un computer, oggi perlomeno, è vedere le foto, visto che scattiamo tutti sempre più foto e le lasciamo e le buttiamo nel computer. Abbiamo cominciato a guardare le foto di queste persone e non ci siamo più fermati, siamo andati avanti tipo settimane, a accumulare centinaia e migliaia di foto. Perché è così interessante, cioè effettivamente sono foto che normalmente non vedi, non ti capita tutti i giorni da vedere tutte le foto di una persona che non conosci, neanche di quelli che conosci per la verità, cioè solo le tue forse. Sì, puoi anche metterlo come sfondo tipo. A un certo punto ci siamo andati a un limite, abbiamo detto decidiamo che quando arriviamo a 10.000 ci fermiamo, pensavo diventiamo dei fottuti maniaci pervertiti. Le abbiamo messe assieme, abbiamo fatto uno slideshow, cioè una proiezione di immagini, senza editare le foto, cioè non abbiamo né aggiunto né tolto niente e abbiamo lasciato la stessa sequenza in cui le abbiamo trovate, cioè la sequenza cronologica è stata scattata. Ci sono anche dei video perché vabbè, alcune persone si fanno anche i video oltre a farsi le foto. As I walk this line, I am bound by the other side, and it's for my heart that I live, and you'll never die, love, if you want to know me, I'm a war.
on the side. I won't be torn apart from my guy. Nothing you could buy can make me tell a lie to my guy. Nothing you could do could make me untrue to my guy. Gatti. Oh, la gente ha tantissimi gatti nei computer. Non li mette solo in rete. La musica che c'è nello sfondo, tutto lo slideshow è infinito, dura, non l'abbiamo ancora finito dopo un anno, ci vorrà un altro anno probabilmente. Durante tutto lo slideshow c'è questa, sono delle canzoni che provengono dai loro computer, perciò grande, perciò alle volte c'è una sorta di corrispondenza, cioè vedi un certo tipo di persona, un certo tipo di musica. E sono tutte cover fatte da loro di solito, o comunque trovate da loro. Anche per me ovviamente alle volte è difficile capire se le hanno a loro volta scaricate oppure no. È abbastanza importante una cosa per me rispetto a sto lavoro, che da una parte fa ridere ovviamente l'idea di rubare le foto alla gente senza che lo sappia, però nel fare lo slide, cioè nel fare l'opera e nel modo in cui la presentiamo normalmente, cioè no, qua nelle presentazioni in una mostra, cerchiamo di trasmettere un senso di presa in giro, cioè che effettivamente a me queste foto piacciono, cioè se non altro perché le ho viste tante volte e dopo un po' ti senti come, non so, un amico di queste persone, come se i tuoi amici ti mostrassero le loro foto, non lo so, la loro vita. Molte sono banali ovviamente, però sono le stesse foto che se uno troverebbe nel mio computer se pigliasse tutte le foto che sono dentro, cioè le vacanze, i viaggi, i gatti, i concerti, un po' di sesso, un po' di viaggi, fiori. E quando la proiettiamo, cioè quando lo mettiamo in una mostra, vediamo se riesco a farvelo vedere, non sono sicura. Dove sarà? Di solito lo proiettiamo con una proiezione sbagliatissima, tutto un po' storta, che sale sul muro, e un po' come se la proiezione l'avesse fatta mia mamma. Invece l'ha fatta Domenico Caranza. Perché pensiamo che sì, se una di queste persone dovesse fare una proiezione, forse la farebbe così. Boh. Non so, vi ho convinto. Una delle cose ovviamente che ci ha colpito fin dall'inizio era che guardando queste foto sono uguali a quelle che troverete fondamentalmente, sono uguali a quelle che abbiamo nei nostri profili di Facebook, Twitter e compagnia bella. Cioè che foto che provengono da un computer che non sono state scattate per essere condivise, sono di fatto, cioè foto private, sono praticamente identiche alle foto pubbliche. Che è quello un po' che secondo me sta succedendo in questi anni, cioè ci stiamo un po' abituando a scattare le foto non tanto per noi ma per il pubblico, cioè diamo un po' per scontato che nel momento che fai una foto è perché la vuoi far vedere, è perché ti rappresenta in qualche modo. Sta anche succedendo una cosa strana secondo me, che vedo anche in me stesso, che la documentazione della realtà, cioè il fatto di documentare una cosa, di fotografarla, di immortalarla, sta come, se non sostituendo, completando la realtà stessa. Cioè, parole povere, vado a una festa e sono lì e sto cercando di divertirmi per fare una foto che dimostri che mi sono divertito, anche se non mi sto divertendo, perché poi quando l'uploaderò la gente vedrà che mi sono divertito, no? Poi vedranno le loro foto, loro che sono divertiti, perciò alla fine nessuno si è divertito, però in rete ci sono un sacco di foto di tutti noi che ci divertiamo. Sì, è come essere dei performer, che probabilmente per gli attori di Hollywood è sempre stato così, cioè sono abituati a cioè vivono, la loro vita è questo, no? Vivono, sì, si vestono, si però si truccano e vivono in pubblico come se fosse il privato, come se fosse il pubblico. E sono allenati, sanno anche come gestire questa vita, che non è facile. Cioè, Marilyn Monroe si è ammazzata non a caso, cioè così, è una vita difficile, strana.
e sono attori, è gente che appunto è pronta, è organizzata e ha studiato per farlo. Ma noi non siamo pronti, cioè nessuno di noi non sa gestire questa visibilità, men che meno sulla lunga distanza. Cioè bisogna considerare che tutto quello che noi mettiamo in rete, consapevoli, alle volte anche inconsapevoli, come queste persone in questo caso, o come quando un perfetto sconosciuto ti fa una foto e la pubblica senza dirti niente e dice la tagga col tuo nome, stiamo creando un monumento noi stessi. Cioè quella roba qua rimarrà in rete per sempre. La rete non è come la chiacchiera d'autobus, uno può dire quello che vuole, comunque con la velocità con cui si dice la si dimentica. La rete è più come Mount Rushmore, no? Il monte con le facce dei presidenti e dei padri fondatori scolpiti. Cioè ogni cosa che va in rete ci rimane più o meno a vita. Questo vuol dire che quando... Che stai facendo? Che cosa? Sto cercando di farti capire che devi tagliare, ma non ci riesco. Ok, ho perso il filo. Ok, allora passeremo questo oggetto della stanza. Fatemi circolare, potrò passare intanto che... C'è un ultimo progetto di cui volevamo parlare, che è molto diverso da tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, e, perché è una collaborazione con altre persone, è un progetto che abbiamo fatto con altri 7 artisti l'anno scorso, e per questo progetto abbiamo fatto un viaggio, siamo andati in Ucraina, siamo andati a Chernobyl, e, perché volevamo andare a vedere, a visitare la zona di alienazione, questa area attorno alla centrale nucleare che è esplosa e vedere che cosa c'era. Tutti quanti avevamo questa passione, questa specie di ossessione per Stalker, il film di Tarkovsky, e siamo partiti così, spinti da questa passione. Questa è la zona, quando si arriva è una zona di 30 km e in mezzo c'è la centrale nucleare, e quindi siccome è una zona militare, quando si arriva ci sono dei checkpoint, cioè bisogna avere dei permessi particolari, bisogna pagare le guardie per entrare, e specialmente se si vuole girare e vedere, essere liberi di andare un po' dove si vuole, altrimenti si è costantemente seguiti da queste guardie che si fanno chiamare stalker, come il film. E la zona la chiamano veramente The Zone, come nel film. E la cosa più assurda di tutte è che il film è stato fatto prima che la centrale esplodesse. Non so quanti di voi hanno visto il film. Qualcuno ha visto Stalker? 1, 2, 3, 4. Ma come state messi, dai? È il capolavoro del millennio. Vabbè, un buon motivo per vederlo stasera quando andate a casa. No, assolutamente. Comunque siamo arrivati nella zona e siamo arrivati a vedere quello che volevamo vedere in realtà, che era questo parco giochi abbandonato. È un parco giochi che in realtà non è mai stato usato perché era stato costruito come That's what they say. Sto traducendo in inglese. È stato costruito come regalo per i lavoratori, per il primo maggio. Sì, dove si è inaugurato per il primo maggio. Però la centrale è esplosa 4 giorni prima e questo parco giochi non è mai stato utilizzato. Oppure ci sono delle storie che dicono che è stato usato il giorno in cui tutte le persone sono state evacuate da questa zona per tenerle tranquille, per far sembrare che tutto fosse sotto controllo e quindi hanno aperto questo parco per poche ore, mentre l'intera città di 50.000 persone è stata evacuata in poche ore. Durante il viaggio c'erano due obiettivi. Uno era fare una documentazione, questo piccolo film di 15 minuti che racconta tutta la storia, che non possiamo vedere adesso, ma di nuovo è in rete. E poi perché in questo parco, quando abbiamo visto questo parco giochi, abbiamo deciso di prenderne alcuni pezzi, di prendere in particolare un pezzo di questa giostra rossa che si vede. Vado avanti un po' veloce perché sennò non c'è. Guarda, se riesci a vedere la giostra. Abbiamo iniziato a raccogliere un po' di metallo che trovavamo, e l'idea era che usciti dalla zona saremmo andati in una città occidentale e avremmo ricostruito questa giostra con questa è la giostra a cui ci siamo ispirati.
E quindi abbiamo ricostruito in Inghilterra, a Manchester, una giostra simile con un po' di pezzi di questa giostra. E anche la nostra giostra è arrugginita, anche la nostra giostra è rossa, anche la nostra giostra assomiglia a una giostra sovietica e anche la nostra giostra è leggermente radioattiva. Scusate, vado avanti brutalmente. Però così almeno, ecco, riuscite a vedere il catafalco finale. Qua siamo a Manchester, Whitworth Park. E, abbiamo costruito questa giostra un po', forse perché siamo naïf, non lo so, o forse perché volevamo cercare di materializzare le radiazioni e non c'è nessun modo per prevederle, perché le radiazioni sono invisibili, non si possono vedere, non si possono respirare, non si possono toccare. Non c'è modo di sapere che sia in una zona altamente contaminata. Questo oggetto che stava circolando, che forse ritornerà, non lo sappiamo, arriva dalla zona. Dov'è il pettine? Chi ha il pettine? Okay. L'avete toccato tutti? Sì. Ok, adesso possiamo provare le radiazioni di questo pettine. Forse a questo punto avete immaginato dove proviene quell'attrezzo. Se nessuno lo può più toccare. Questo pettine proviene dalla zona, viene dall'ospedale di Pripyat, che è l'ospedale più vicino alla centrale. L'abbiamo trovato in terra insieme a un sacco di altre cose. Questo è quando l'abbiamo trovato. Perciò potreste appena avere toccato a lungo un oggetto altamente radioattivo. E questo è un Geiger counter, è un contatore Geiger che è uno di quegli oggetti che in una zona altamente radioattiva come Chernobyl, se non ce l'hai è un problema perché è estremamente contaminato. La cosa paradossale è che gli interni sono meno, questi posti che cadono a pezzi sono meno contaminati degli esterni, cioè fuori. Noi pensavamo di trovare un posto completamente distrutto, abbandonato e un vuoto, come una distesa di cemento, diciamo. E invece abbiamo trovato una foresta. La natura praticamente si sta mangiando la città, se l'è inglobata totalmente. E però, mentre i posti all'interno fanno paura perché cadono a pezzi, così, ma sono poco radioattivi, all'esterno invece, in mezzo alla natura, tutto è ancora estremamente contaminato. E questo pettine non è radioattivo, anche se viene da Chernobyl. Suonerebbe subito. Si farebbe wii 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 wii. Però, siccome noi non siamo stati quando eravamo là a Chernobyl c'era questa cosa qua che ci hanno detto tanti soldati diversi. Noi gli chiedevamo, ma oh, pericoloso, perché noi non è che siamo scienziati, questo non è tanto difficile da capirlo. Cioè, tutto quello che sappiamo delle radiazioni l'abbiamo scoperto in internet, che è un po' come dire, no, è vero, l'ho visto in TV. Cioè, e allora appunto chiedendo, ma come funziona qua, pericolo, in tanti, sono serio adesso, ci hanno detto, non preoccupatevi, per piccole dosi di radiazioni bevi un po' di vodka che ti fa sciacquare via le radiazioni. All'inizio ridevamo, poi quando ce l'hanno detto 2, 3, 4 persone abbiamo capito che erano seri, cioè che qualcuno per anni gli ha detto a chi deve lavorare nella zona, perciò a subire enormi quantità di radiazioni quotidianamente, che fondamentalmente tranquillo, alla fine della giornata fate un cicchettino di vodka e everything's gonna be okay. Noi avremo finito, se qualcuno ha delle domande, questo è un buon momento. Io apprezzo molto questo tipo di arte, però vorrei capire se c'è un obiettivo ultimo che avete, cioè provocare, sovvertire i parametri dell'arte tradizionale o il modo di approcciarsi, cioè ce n'è uno principale, cioè scioccare, provocare delle reazioni, sovvertire l'approccio che una persona ha verso l'arte, qual è? Perché a me piace molto, però capisco che insomma va trovata una ragione di denuncia, insomma, se ce n'è una. Ecco. No, secondo me no, cioè non è che non c'è un motivo, secondo me non deve esserci, perché penso che l'arte siano dei pochi
ambiti al mondo che si sottrae esattamente da quello, dalla funzionalità, no? Cioè, in qualunque altro, qualunque altra cosa fai, il lavoro, la famiglia, la religione, l'educazione, lo sport, c'è un obiettivo. Cioè, nello sport devi avere prima dell'altro. Nella religione devi rubare più soldi senza fartene accorgere. Nella politica devi rubare più soldi senza fartene accorgere. E ovviamente noi abbiamo, cioè, abbiamo i nostri, le nostre pulsioni, la nostra voglia di fare delle cose, e lo facciamo un sacco d'anni, perciò probabilmente un motivo c'è. Dovrei forse farmi analizzare da uno psicanalista. No, diciamo che nella maggior parte dei casi quando facciamo un progetto è perché siamo curiosi, no? C'è qualcosa che non capiamo, che vogliamo capire, o che, perché siamo... Sì, per cercare forse le risposte. Poi alla fine ti accorgi che tu stai solamente sollevando un problema, non stai trovando una risposta, no? E quando Franco all'inizio diceva tentare, no, di coinvolgere persone che di solito non sono quelli che vanno a vedere le mostre in galleria o che non vanno nei musei, cioè cercare di raggiungere persone che non fanno parte del mondo dell'arte di solito, no? E magari facendolo anche, magari beffando, magari cercando, facendo un falso, ad esempio, è un modo per vedere, per trovare uno specchio di se stessi, no? Forse negli altri, cioè vedendo come reagiscono le persone, capisci come reagiresti tu in fondo, cioè non siamo diversi da tutte le persone che durante No Fun si sono messe a ridere, anch'io probabilmente avrei fatto la stessa cosa, e quindi mi chiedo perché avrei fatto questa cosa qua, perché mi sarebbe sembrato normalissimo scattare una fotografia in una situazione del genere, no? Cioè ti chiedi delle domande, probabilmente non so se trovi delle risposte. Noi siamo di via dall'Italia perché ovviamente non ci trovavamo bene, però no. No, però la cosa sbagliata è che penso che se fossi nato in Germania avrei lasciato la Germania, se fossi nato in Slovenia avrei lasciato la Slovenia, se fossi nato a New York probabilmente lo direi New York. Cioè non è tanto, non c'è un posto, non esiste il paradiso in terra, non esiste l'utopia realizzata. Cioè penso che sia fondamentale, quello sì, cambiare paese, cambiare contesto. Anche solo proprio la cosa più banale, più stronza di tutte, andare in un posto dove non si parla la tua lingua, per me è fondamentale. Perché ovviamente ti costringe a sbatterti e ti costringe a metterti in una prospettiva dell'altro. Perché quando vedi come ti trattano da straniero, ovviamente quando tu torni a casa tua, come io sono qua, come considero ancora qua, tendi a trattare gli stranieri in modo diverso, anche solo per questo. Poi, vabbè, nel nostro caso specifico, particolare e così via, essendo artisti, New York è una scelta un po', cioè, banale, ovvia, scontata. Cioè, New York oggi è come, non so, Firenze nel cos'era, nel 500, o Parigi nell'800 e Londra negli anni 60 forse. Cioè è la città dove tutta l'arte contemporanea sta esplodendo e c'è tutto, perciò è una scelta, appunto, ripeto, banale, scontata, è tosta, è dura, perché un sacco di gente che fa arte vuole anche dire un sacco di competizione e vuol dire vivere all'estero, vuol dire scordarsi tante belle cose che ci sono in Italia, che chi ci sta qua non si rende neanche conto di avere, tipo un sistema sanitario gratis, tipo educazione praticamente gratis, e queste cose qua non ci sono in tutto il mondo. Cioè, a New York devi fare un bambino, ti costa $5,000, partorire costa più o meno tra i 4 e i $5,000, qua è gratis, queste sono differenze immense. Però penso quando abbiamo iniziato a viaggiare forse era perché volevamo fare arte in rete, perché i netartisti erano sparsi un po' in tutta l'Europa, per cui ce n'era uno a Mosca, ce n'era uno in Olanda, ce n'era uno in Spagna, e quindi ci si trovava ai festival e ognuno faceva vedere quello che stava facendo in quel momento. Era un modo per confrontarsi, no, con gli altri. E anche il fatto di aver usato la rete all'inizio, anche noi vivevamo qui e la rete era un modo per collegarsi poi con persone che erano in posti molto distanti e per far vedere, per, appunto, sì, per cercare di far vedere al di là del proprio piccola cerchia di amici quello che si stava facendo, no? E quindi è stato un po' inevitabile forse di iniziare a viaggiare così, per far vedere agli altri quello che stavamo facendo.
E poi viaggiando appunto ti rendi conto di quello che ti piace degli altri posti, di quanto è importante confrontarsi con gli altri e poi probabilmente il problema di chi viaggia è che non puoi tornare indietro, no? Non puoi, probabilmente non puoi più ritornare nel posto dove sei partito e trovarlo come, come te lo ricordavi, per cui... È il motivo perché te ne sei andato all'inizio. Non te lo ricordi più il motivo perché te ne sei andato. Non lo so, vabbè, è molto importante viaggiare, non so cosa dire. È una banalità forse. C'è una cosa però rispetto a quello che hai detto prima, di cioè questo continuare a parlare della rete come questo ambiente, no, virtuale, invisibile, irreale, io non sono d'accordo con quello. Cioè la rete, ok, è una rete di computer di collegati assieme da una rete telefonica, e perciò quando giochi in un videogame, insegna Marco, la persona, cioè quello che c'è, la voce che ci dà è una persona, la comunicazione è mediata, ma non è, questo non vuol dire che è irreale. È la stessa cosa del telefono, cioè se la mia amorosa mi telefona e mi dice Franco non mi piace più, ti lascio, io mi metto a piangere, non è che dico ah sì vabbè è irreale, è una telefonata. Cioè se la persona non è lì nella stanza non vuol dire che quella comunicazione non, cioè è praticamente identico che se quella persona fosse lì, cioè il fatto che sia distante dall'altra parte del mondo non è che sminuisce, no? Secondo me la relazione. L'uomo crea la tecnologia, la tecnologia crea l'uomo, cioè la cosa, sì, ci influenziamo a vicenda. Questo vuole anche dire però che, cioè, possiamo anche decidere cosa farci in questa tecnologia. Esce il videogame, puoi ammazzare il terrorista o magari ci puoi fare delle fotografie, come fa Marco Cadioli. O ci fai delle mostre, fa Domenico, cioè secondo me la tecnologia è anche lì per essere, come si dice, usate in modo sbagliato, abusata, cioè non usarla per i fini per cui era stata disegnata, per cui era stata creata. Io mi ci trovo adesso in modo strano, non siamo dentro, cioè dopo chi è dentro e chi è fuori. Innanzitutto non esiste il mondo dell'arte, cioè quella è una cosa che a me mi lascia sempre un po' perplesso, il sistema dell'arte. Cioè sarebbe come dire, se uno ti chiedesse come ti trovi nello sport, dice vabbè, quale sport, a che livello? Cioè gioco a calcio con i miei amici, mi ci diverto, le Olimpiadi è un'altra cosa, il calcio è un'altra cosa, giocare a tennis a Wimbledon è un'altra cosa ancora, e lo stesso è l'arte, cioè cos'è l'arte? Sono mille sistemi dell'arte, non ce n'è uno. C'è chi si diverte a dipingere in campagna, c'è chi fa le performance radicali a Belgrado con di critiche, c'è chi usa l'arte in modo più politico, chi fa la roba in rete, e secondo me tu ti crei un po' il tuo sistema, nel senso che il tuo sistema dell'arte sono le relazioni che tu stabilisci con gli altri. Il problema delle gallerie io lo vedo allo stesso modo, cioè sento un gran, ovviamente da tutti gli amici quanti tirano la gran merda contro le gallerie, no? Capitalismo, ti sfruttano e così via. Non so cosa dire, le gallerie con cui lavoro io, no, mi ci trovo bene, sono persone decenti, oneste, non lavorano con noi perché pensano di arricchirsi, perché non ti ci arricchisci questa roba, ma perché gli piace, vogliono in qualche modo apportare, cioè appoggiare quello che facciamo. Poi c'è anche un'altra cosa importante, noi continuiamo a vedere, io ho sempre per molti anni criticato e sono sempre avuto, per molti anni siamo rimasti completamente al di fuori dal mercato dell'arte, delle gallerie, perché volevamo lavorare solo con le biennali, con le istituzioni, no? Il pubblico, la vedevo un po' così, pubblico e privato, il pubblico è bene e il privato è male. Devo ammettere che anche in quello mi sono ricreduto con gli anni. Ad esempio, ti posso fare un esempio molto concreto, quando volevamo fare il falso Cattelan, in quel periodo abbiamo avuto 3 contatti con istituzioni pubbliche, una in Germania, una in Cina e una negli Stati Uniti, che volevano un progetto da noi, facciamo qualcosa assieme. Lui ha detto, vai, ce l'abbiamo, vogliamo fare il falso Cattelan. Tutti e 3 volte di fila, guarda che è frustrante, hanno dato la stessa risposta. Sì, però abbiamo parlato con gli avvocati, non si può fare. Ho detto, cazzo, certo che l'avvocato dice che non si può fare, mica vai a chiedere all'avvocato se puoi fare una falsa opera d'arte. Cioè, cominciamo a farla e dopo se ci denunciano vedremo, prendiamo con l'avvocato e ne discutiamo. E invece la quarta volta è arrivata sta galleria di cui non ho mai sentito nominare, non sapevo chi fossero e così via, Houston, Texas, e loro hanno detto sì, facciamolo, perché no, divertente, e l'abbiamo fatto. E ci è successa tante volte questa cosa,
E perciò questa a un certo punto ha fatto: aspetta un attimo, com'è che funziona qua? Ci sono i musei finanziati con soldi pubblici, che dovrebbe essere tutta cultura e niente commercio e così via, che di fatto non mi fanno fare le cose che voglio fare perché hanno paura delle conseguenze legali. Una galleria privata che dovrebbe essere lì solo in teoria a vendere oggetti e far soldi, che invece mi fa fare quello che voglio fare liberamente dopo una telefonata, e cioè non è che ho dovuto convincerli. Dici, venga qua cazzo. No, c'è un'altra cosa che forse è importante, così l'abbiamo sottolineato varie volte durante la presentazione, che tutti i nostri lavori sono in rete, e sono in rete prima di finire in una galleria o prima di finire in un museo, in un'istituzione, cioè l'idea... E li rimangono, esatto, anche se vengono venduti, anche se vengono comprati, collezionati, i lavori rimangono in rete, e ci piace questa idea, no, di lasciarli lì per tutti, e che forse, se si può in qualche modo modificare il sistema dell'arte, non so se si può fare, che il collezionista, invece che essere quello che si prende una cosa, se la mette in casa sua e la toglie a tutti gli altri, cioè che la nasconde solo per il suo consumo personale, è quello che forse, come nel Medioevo succedeva, non lo so, nel Rinascimento, diciamo, che fa da mecenate, cioè fa in modo che tutti gli altri la possano vedere. Di fatto noi vendiamo dei lavori che sono gli stessi che la gente può scaricarsi dalla rete. Il collezionista lo sa, non lo stiamo raggirando, tieni il video, poi tanto lo metti in rete, cioè lo mettiamo, è chiaro ai galleristi, è chiaro ai collezionisti: se vuoi questo lavoro, sappi che questo lavoro è in rete, rimarrà in rete, ed è lo stesso, non è che sono due versioni diverse, no, c'è una un po' più editata per il collezionista. E devo dire, anche qua mi sono stupito molto in questi anni, perché non c'è mai capitato, mai, non è che abbiamo venduto un cazzo, però quelle rare volte che capita di vendere qualcosa, non c'è mai capitato qualcuno dice: eh no, però se io lo compro dovete toglierlo dalla rete. Cioè, se tu fai sedere una persona, anche un riccone, glielo spieghi, non sono mica scemi, dico: ah beh sì, effettivamente, dico: guarda, tu hai la tua copia firmata, è autenticata, e su quella non si scherza. Cioè, se dico che è un'edizione di tre o quel che è, cioè le regole del sistema dell'arte sono le rispetto, ovviamente, però il tuo supporto, il fatto che tu acquisti questa cosa, permette a me di continuare a tenerla online e continuare a fare queste cose e regalarle invece a tutto il mondo. Se una persona non è scema, lo capisce, non è un concetto tanto difficile. Stai permettendo a me, sei appunto una specie di patrono, di mecenate, chiamalo come vuoi, di continuare a fare queste cose. Sì, sicuramente è un cambiamento piccolissimo, però forse allarga un attimino l'idea, no, della proprietà, di fatto... Cioè il video di No Fun, cioè tutti i video, vabbè, appena li facciamo li mettiamo in rete. Per me cioè un'opera è finita quando è in rete. Dopo 2 o 3 mesi, quando capita, la si mette anche in mostra e mi va benissimo e mi fa piacere, mi piace fare le mostre. Però il mio obiettivo finale non è la mostra. Il mio pubblico ideale, tra virgolette, se ne esiste uno, è quello della vicino rete. Vicino di casa. Il mio vicino di casa, se avesse una connessione internet. Diciamo che la verità è... Per esempio, qui abbiamo una persona a cui sto per lanciare la parola, che è Domenico Quaranta, che si occupa specificatamente di questo, che viene il 10 anche a dirci proprio uno dei suoi punti forti è questo. In realtà non è un modo per impallare. Io credo di aver incontrato loro al Sonar, non era ancora il 2000, alla fine degli anni... 2002. E conoscevo un po' il loro lavoro. Link, voglia, quando ti eri al Link. A Bologna, e quindi diciamo almeno 15 anni di avere... visto un lavoro. Questo, io, la mia funzione è bassissima, la loro funzione è altissima, perché 15 anni continuano a lavorare, a produrre con qualità e con costanza. Questa è la ragione per cui sono degli artisti, direi, no? E con autenticità. E Chief Boima, direi, a questo punto accoglie il suo pubblico, e seguito da Awesome Tapes from Africa, e noi speriamo di vedervi con loro dopo. Ringraziamo Vodafone, ringraziamo Edizioni Zero. E ci rivediamo anche domani con Venus X. Grazie. Grazie.